la nostra proposta di parlare di un tema come quello di rifiuti zero. C'è un film che, di Wim Wenders, che forse qualcuno ha visto, che si chiama Fino alla fine del mondo. È un film che ha una durata approssimata, 4 ore. C'è una scena in questo film, il tema è il mondo è vicino a una catastrofe nucleare, e ci sono due protagonisti, lui amati, mi pare che sia il protagonista principale, lui e la fidanzata, che cercano di scappare a questa catastrofe nucleare. E a un certo punto c'è una scena in cui loro stanno nel deserto australiano, dove devono andare verso un rifugio antiatomico, e camminano su un camioncino scoperto, uno di quelli che stanno di capo, insomma. E dietro a questo camioncino, insieme a loro, c'è un aborigeno, un australiano, del deserto, che durante questa scena fa solo una cosa. In pratica canta, come fa a cantare. A un certo punto la fidanzata di William Hunt chiede al fidanzato: ma che sta facendo? E lui gli risponde: gli uomini di questa area, di questa zona, non hanno un libro sacro, non hanno la Bibbia, non hanno il Corano, non hanno un libro sacro, ma per loro il loro libro sacro è la terra. E loro credono che nei momenti difficili loro possono salvare questa terra cantandola, cioè rievocandola attraverso questa cantilena che faceva questo aborigeno. Questa scena del film ogni tanto mi ritorna quando dobbiamo trattare di questo argomento da queste parti. Noi siamo vicini ad una catastrofe, non sarà una catastrofe nucleare, ma poco ci manca. Qualche anno fa, forse ricordate, c'è stato qui vicino un momento molto difficile quando si parlò di aprire una nuova discarica oltre quella già esistente, che era 10 volte più grande di quella che già c'era. E quella è una catastrofe pari a una catastrofe nucleare. Un giorno probabilmente scopriremo quali disastri la discarica che già c'è e tutto quello che poi c'è intorno ha provocato alle nostre falde acquifere, alle nostre coltivazioni, a quello che mangiamo, a quello che beviamo e a quello che respiriamo. Le nostre generazioni future probabilmente pagheranno caro il disastro che stiamo creando in questi anni. E quello che vogliamo fare stamattina qui è cantare, non canteremo. Ognuno a modo suo stamattina canterà un po' di questa terra per provare a salvarla in questo momento di disastro ambientale che stiamo vivendo. Noi come associazione Volontiamo ci siamo messi a studiare, perché è importante che uno nei momenti difficili si metta proprio a studiare, a cercare. E ci siamo imbattuti in questa teoria di rifiuti zero, che ci sembra davvero forse l'unico modo che abbiamo ancora per provare a salvare questa terra. Abbiamo organizzato questi 3 incontri, il primo quello di stamattina con questi relatori che conoscerete tra un po', che sono persone che, come le mamme vulcaniche, hanno vissuto in prima persona e la loro costituzione è avvenuta proprio in quei giorni drammatici della rivolta sulla rotonda di Posto Reale, che ci diranno qual è la situazione di oggi, ci faranno capire qual è la dimensione di questa disastro, di questa catastrofe a cui stiamo andando incontro come se niente fosse. Poi avremo due relatori della nostra associazione, nel Lopalungo, e poi Andrea Somma e Celeste Pucci e Monica Gitti, due associazioni, poi ce ne parleranno loro, che ci diranno qualcosa sul compostaggio e sul riuso dei materiali. Avremo poi un altro momento, il 15 dicembre, in cui ospiteremo degli amministratori di città con i quali l'idea rifiuti zero, che significa che noi non dobbiamo più pensare come smaltire i rifiuti, perché non li produciamo proprio più nel lungo periodo, è un po' questa la teoria, ci diranno che non è un'utopia, non è una pazzia, perché loro lo stanno facendo e ci diranno anche in che modo. E poi avremo la possibilità di ospitare, grazie alla gentilezza del dottore Franco Matrone che ci ha messo in contatto con Paul Collett, che è l'ideatore di questa teoria, un professore americano che gira il mondo per illustrare questa teoria che, ripeto, ha quella che può sembrare un'utopia, ma alla fine, ripeto, in altri posti è stata già applicata, che nel lungo periodo i
Per cui questa mattina diamo il via a questa nostra 3 giorni, ringraziando ancora davvero di cuore il preside Capossè, il preside Ips e gli altri dirigenti scolastici che immediatamente ci hanno detto di sì e hanno girato voi ragazzi che siete i più indicati fruitori di questi nostri incontri, perché la teoria è una teoria a lungo periodo, quindi diciamo è importante che cominciamo da ragazzi che hanno la vostra età per poi arrivare in lungo periodo a risultati concreti. Allora io passerei la parola immediatamente alle nostre amiche mamme vulcaniche per illustrarci un po' la situazione che viviamo oggi in questo momento nella nostra terra. Quindi il primo canto sarà un canto di dolore che loro ci illustreranno. Grazie.